Guten Tag ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale. Oggi andiamo a scoprire tutti i contenuti che arriveranno su Call of Duty Vanguard a partire dall'8 dicembre. Non tratteremo le aggiunte e novità di Warzone Pacific perché le abbiamo già analizzate in quest'altro video che, se non hai visto, ti lascio nella i in alto e nelle schede cliccabili alla fine del video. Ti ricordo al volo di iscriverti se non sei già iscritto per molti altri contenuti sul mondo di Call of Duty e se ti va puoi anche supportare il canale abbonandoti, comparirai alla fine dei video in questa bellissima schermata ed avrai numerosi altri vantaggi. Questo video è suddiviso in parti che puoi vedere grazie al minutaggio. Detto ciò, iniziamo dai contenuti generali, in arrivo quindi sia sul multigiocatore che su zombie. Partiamo con i tre nuovi operatori, ovvero Francis Lanakila, soprannominato Kai. Kai sarà disponibile a livello 0 del Battle Pass. Lewis Howard, ottenibile tramite bundle, in arrivo più avanti, entro la fine dell'anno. E l'ultimo operatore in arrivo è Isabella Rosario Dunwan Reyes, anch'essa ottenibile tramite bundle, ma in arrivo più avanti, ad inizio 2022. Per i possessori del PlayStation Plus è previsto un pacchetto esclusivo, riscattabile gratuitamente dall'8 dicembre, comprensivo di una skin operatore per Lucas Riggs, due progetti arma e molti altri oggetti minori. Parlando di armi, con la stagione 1 sono in arrivo ben 5 nuove armi, di cui per la prima volta 3 presenti nel Battle Pass, ovvero il fucile d'assalto Cooper Carbine, arma a corto raggio caratterizzata dalla sua maneggevolezza e velocità, che nonostante sia un assalto lo rendono simile ad una mitraglietta, ma con più danno. La Cooper Carbine sarà disponibile a livello 15 del Battle Pass. Il fucile di precisione anticarro Gorenko, caratterizzato dal danno più elevato della sua classe, è un'ottima arma sia dalle lunghissime distanze che dalle brevi. Il Gorenko sarà disponibile a livello 31 del Battle Pass. L'arma da mischia Sawtooth, caratterizzata dai denti di squalo che ne ricoprono la lama, sarà disponibile a livello 37 del Battle Pass. E altre due armi sono in arrivo, ovvero la katana, disponibile al lancio e ottenibile completando una specifica sfida in Vanguard o Warzone, e la mitraglietta Wellgun, disponibile più avanti nel corso della stagione e anch'essa ottenibile completando una specifica sfida in Vanguard o Warzone. Parlando di progetti arma e skin per gli operatori presenti all'interno del Battle Pass, ecco i più importanti. Ecco invece 3 tra i tanti bundle in arrivo, e tra parentesi torneranno anche i colpi traccianti. Nuovi obiettivi da completare, quindi nuove ricompense da riscattare anche per i clan. E, altra parentesi, ti ricordo che il gruppo 935, il nostro clan, è sempre aperto, quindi se vuoi partecipare puoi farlo. Attualmente siamo in 53. Passiamo ai contenuti in arrivo sul multigiocatore, e qui troviamo l'aggiunta di due nuove mappe, entrambe disponibili al lancio, ovvero Paradise, ambientata nel Pacifico, e Radar, una versione reinventata di Dom, di Modern Warfare 3. Una nuova modalità arriverà nella finestra di lancio della prima stagione, ovvero la già conosciuta Controllo. Per la prima volta in assoluto, all'interno del Battle Pass, saranno disponibili delle specialità da sbloccare, ovvero Serpentina, con la quale, se equipaggiata nello slot delle specialità, avremo una resistenza ai danni durante la corsa. E l'altra specialità è Intuizione, con la quale, sempre se equipaggiata, la visuale inizierà a pulsare in caso avessimo un nemico nei paraggi. La visuale pulserà anche se il nemico si dovesse trovare dietro un muro. Sempre all'interno del Battle Pass, per la prima volta, sarà disponibile anche una nuova letale, ovvero la granata incendiaria speciale. Al lancio, questa particolare granata incendiaria oscurerà l'area d'impatto con una nebbia bianca e farà danni bruciando chiunque si avvicini. La sua durata è maggiore di quella della termite e della molotov. Passiamo ai contenuti in arrivo su zombie. Innanzitutto troveremo un nuovo obiettivo, ovvero Purga, in cui dovremo eliminare i cosiddetti aumentatori che ci scaglieranno orde di nemici nel tentativo di fermarci. Li contrasteremo raccogliendo rune di controllo. L'altare dei patti riceverà 5 nuovi patti, aggiornabili e potenziabili tra cui scegliere, ovvero Brimstone, con cui infliggiamo danni ai nemici vicini, Deadshot, che da bibita diventa un patto e con cui la mira andrà direttamente in testa ai nemici, Cavo Inerte, che già conosciamo, ci permetterà di stordire ed elettrificare i nemici, Scrapper, che ci garantirà più materiali al momento della raccolta e al completamento degli obiettivi, e l'ultimo patto in arrivo è Vendetta Rapida, con il quale infliggeremo più danni se saremo in movimento.
Tra le armi utilizzabili in zombie arriveranno, oltre alle varie armi nuove, anche i 4 lanciarazzi. Tutte queste armi aggiunte saranno trovabili anche all'interno della cassa. Con la stagione 1 arriveranno anche le classiche 20 sfide stagionali da completare. Queste sono le aggiunte su zombie al lancio della stagione, mentre più avanti, durante la season 1, arriverà il tomo dei rituali, con il quale potenziare i nostri artefatti e renderli quindi più forti. Una nuova area, ovvero l'ufficio di Von List, raggiungibile tramite un nuovo portale. Serie di punti acquistabili al banco e trovabili nella cassa. Saranno presenti la macchina da guerra e la macchina mortale. E l'aggiunta di ulteriori funzionalità, come per esempio l'introduzione delle sfide da completare in zombie per quanto riguarda le nuove armi, la possibilità di mettere in pausa le partite e altri miglioramenti. Ancora nessuna menzione di un ritorno della classica modalità round e dell'aggiunta dell'easter egg che, se tutto va bene a questo punto, dovrebbe arrivare con la stagione 1 Reloaded, magari inerente all'aggiunta della zona dell'ufficio personale di Von List. Comunque, più avanti, nel corso della stagione, arriverà anche l'evento a tempo limitato Fervore Festivo. Per quanto riguarda il livellamento, questo sarà identico a quello di Cold War, quindi da livello 1 a livello 200 per essere maestro prestigio, dopodiché la scalata facoltativa fino a livello 1000. Trovi il link con la patch notes completa analizzata in questo video nella descrizione. E queste erano tutte le notizie di oggi per quanto riguarda tutti i contenuti in arrivo su Call of Duty Vanguard a partire dall'8 dicembre. E anche per oggi è tutto, ma ora voglio sapere cosa ne pensi tu riguardo queste nuove aggiunte su Vanguard. Come sempre scrivi tutto quanto nei commenti qui sotto. Comunque spero che questo video ti sia piaciuto, ma che soprattutto ti sia stato utile. Se così è stato, ti ricordo di lasciare un bel like, condividi il video con i tuoi amici e iscriviti al canale se non sei già iscritto. Se ti va ti ricordo che puoi supportare il canale abbonandoti e o lasciando una mancia con il tasto grazie. E noi ci rivediamo molto, molto presto con un nuovo video. Auf Wiedersehen!